Però noi ci ricordiamo che al processo di Norimberga i gerarchi nazisti dicevano l'abbiamo fatto perché così ci era ordinato. Bene, nella Bibbia c'è esattamente la stessa cosa. Nella Bibbia, tra l'altro, c'è, come dire, la reiterata riscrittura di questi crimini, direi reiterata e compiaciuta riscrittura di questi crimini da parte di quelli stessi che li hanno commessi. Cioè, quelli che li hanno commessi stanno testimoniando che loro hanno fatto così e sono contenti di aver fatto così, erano contenti di fare così, perché lo facevano in esecuzione a degli ordini del loro capo, Yahweh, che ripeto, poi è stato fatto diventare Dio. Ora, se noi pensiamo che Yahweh sia ancora vivente perché è Dio, oppure se pensiamo che sia ancora vivente in quanto un individuo appartenente al gruppo degli Elohim, che è la cosa più vera, perché Yahweh per fortuna per tutti noi non è Dio. Ma siccome tutti i testi antichi ci dicono che questi individui vivevano molto a lungo e noi non abbiamo notizia della sua morte, io chiedo dei giuristi se l'applicazione del principio della retroattività è valida anche per l'Antico Testamento. Cioè, si può, come si usa dire, aprire un fascicolo contro Yahweh? Si può istruire un processo contro Yahweh, ovviamente in contumacia, perché non ce l'abbiamo qui. Si può perché la Bibbia è veramente un compendio di testimonianze di crimini contro l'umanità. Direi testimonianze reiterate nei secoli, mai smentite, sempre riconfermate. Cioè quegli stessi che le hanno commessi dicevano sì, l'abbiamo fatto, ed adesso lo vedremo, l'abbiamo fatto perché così ci era ordinato. Quando, per esempio, nel libro di Giosuè, il capitolo 10, quando si parla di una campagna, la battaglia di Gabaon viene così intitolata, quando Giosuè e i figli di Israele ebbero finito di massacrarli con una ferocissima strage, allora tornarono all'accampamento, eccetera. Oppure, qui si parla della conquista della città di Makkeda, Giosuè, dopo averla conquistata, la votò allo sterminio con tutti i suoi abitanti, quindi dopo averla conquistata, uccide tutti quelli che vi trova, quindi è un assassinio, uno sterminio gratuito. Da Makkeda passa a Libna. E passò a fil di spada tutti quelli che vi abitavano, non vi lasciò alcun superstite. Da Libna passa Lachis e ripete esattamente lo stesso crimine, così viene definito nel processo di Norimberga. Così Giosuè conquistò tutta la regione, la montagna, il Negev, non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente, come aveva ordinato Yahweh, l'Elohim di Israele. Ora, di ordini del genere, cioè ordini di sterminio completo, totale, la Bibbia è stracolma.